Allora, benvenuti a tutti, ben ritrovati perché tanti poi sono qui ormai da 9 anni, questa è la 9ª edizione di questo evento formativo di pastorale sociosanitaria, percorso di alta formazione all'impegno sociale, educativo, etico e sanitario. Il tema di quest'anno, salute e relazione, gratuità e dono alle radici del prendersi cura. È un evento che ha riscontrato tanto successo negli anni passati. Oggi abbiamo la presenza, oltre che di padre Carmine Arice, che è comunque una conferma, anche la presenza del nuovo pastore, padre Franco Moscone. Benvenuto. Grazie. Allora, non abbiamo... Io adesso vi cito un po' tutti, però poi abbiamo una scaletta che Paolo stamattina soltanto mi ha comunicato, insomma, fosse utile la mia presenza qui, soltanto per un po' coordinare tutto. Però ovviamente tutto l'incontro sarà guidato da voi. Abbiamo il vicepresidente e direttore di Casa Sollievo della Sofferenza, Domenico Francesco Crupi. Il professor Michele Liceto, direttore della Scuola Diocesana di Formazione Teologica per Operatori Pastorali e docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Il dottor Paolo Balsamo, che è responsabile scientifico e organizzativo dell'evento. Il presidente della Regione Puglia, il dottor Michele Emiliano. Padre Carmine Arice, lo abbiamo già salutato, e dovrebbe esserci, anche se non lo vedo, il dottor Giuseppe Grasso, eccolo qua. Partiamo subito da lui, sì, con il saluto e la lettura del messaggio di padre Aldo Milazzo, dell'Ufficio Pastorale della Salute. Saluta l'arcivescovo, don Carmine, il dottor Crupi, il presidente della regione, tutte le autorità presenti. Don padre Aldo è purtroppo infortunato, ha una frattura del femore sulla gamba lesa, che lui è poliomelitico, però è una persona molto forte e quindi sta in via di guarigione. Mi ha chiamato proprio l'altro giorno dicendo che prevede di ritornare dopo Pasqua. Un saluto a Paolo, che veramente porta avanti questo evento con grande capacità, con grande senso organizzativo, in collaborazione con la Casa Sollievo della Sofferenza, che è il provider di questa iniziativa, che dà 50 punti di credito per noi operatori sanitari, quindi diciamo che è di alta valenza formativa. Solo una parola sul tema che è stato scelto quest'anno e di cui siamo tutti convinti. La relazione è salute, la salute è relazione. La comunicazione fra medico e paziente è parte integrante del processo di cura. Don padre Carmine parlerà dell'ascolto. Noi medici siamo un po' inclini a non saper ascoltare. 32-33 secondi è il tempo in cui il medico interrompe il paziente, purtroppo. Mea culpa, mea maxima culpa. Però questo ci deve invogliarci a guardare, a modificare questa abitudine negativa, dare spazio all'anamnesi e dare spazio al racconto, alla medicina narrativa, direbbe Filippo, che saluto, Boscia. Ecco, diciamo che questo tema, appunto, questo corso vuole appunto implementare, vuole appunto farci comprendere meglio l'importanza della relazione nel rapporto medico-paziente. E ringraziamo Paolo, ringraziamo la Diocesi, l'Arcivescovo per aver creduto in questo evento. Buon lavoro a tutti. Grazie al dottor Grasso. Adesso diamo la parola al vicepresidente e direttore di Casa Sollievo, il dottor Domenico Francesco Crupi. Prendersi cura è un atto d'amore straordinario e dedizione, e sicuramente era questo anche il pensiero di padre Pio quando ha deciso di fondare Casa Sollievo della Sofferenza. Buonasera, vedo i miei collaboratori, qualcuno che sorride. Farò un discorso, non farò un grande discorso perché a dare, come dire,
rendere epico questa mia presenza non saranno le parole, ma sarà questa mia, questo mio armamentario. Però non volevo mancare, perché avevamo telefonato, non ce la faccio venire, però no. Casa Sollievo è da molti anni che contribuisce con la sua organizzazione, con il suo personale, a questo evento formativo. Eventi formativi che trovano continuità dentro Casa Sollievo. Ricordo che il nostro tema costante di formazione è la riscoperta dei carismi fondazionali vivendo nelle virtù sul lavoro. Siamo alla 10ª edizione, per cui il nostro personale si forma su questo tema. Perché si forma su questo tema? Perché vedete, la relazionalità, i valori, la gratuità, il dono appartengono alla filosofia laica e al magistero della Chiesa. La visione sociale del bene sociale in Aristotele, mi trovo in imbarazzo a citare qualche papa che non abbia parlato di questi temi, la gratuità e il dono. Ed allora, qual è la sfida per un cattolico oggi? In un mondo che vive molto di comunicazione astratta, che prescinde dai fatti, dai numeri, dalla realtà. Qual è il nostro impegno come... mi autoattribuisco la qualifica di cattolico, via. Tanto lo fanno in tanti, anche quelli che mandano la gente a morire nel Mediterraneo, permettetemela, me la attribuisco anch'io. E testimoniare nella realtà di un'organizzazione il valore della relazionalità, creando un contesto organizzativo, gestionale, che favorisca e metta in condizioni il personale, tutto il personale, ad avere relazioni di cura appropriate. Mi soffermo su questa riflessione, perché è fondamentale. Noi viviamo in un mondo e dobbiamo avere come cattolici, lo dice in questi giorni il Papa, in maniera forte e con termini anche abbastanza, dobbiamo passare dall'insignificanza della nostra presenza nella società. E non è un problema di numeri, dice. Non ci si muove per fare proseliti, ma ci si deve muovere per attrarre, e si attrae attraverso le cose che facciamo. Io rivendico per Casa Sollievo e per gli operatori di Casa Sollievo questo impegno, questo sforzo enorme, e chiediamo, ora io rapportarmi col Presidente in termini istituzionali una qualche difficoltà, perché per fortuna abbiamo un rapporto molto franco, molto chiaro. E allora che cosa dobbiamo chiedere alle istituzioni? Beh, innanzitutto chiarezza. Bisogna chiedere chiarezza. Come si fa chiarezza? Evitando, quel termine mi è piaciuto molto, ma non so come citarlo, quello del Papa, passare dall'idolatria all'autolatria, un qualcosa del genere. Poi controllate sui siti che è facile trovare. Quindi non è questo il problema. Il problema che rivendico per Casa Sollievo, questo impegno costante a tradurre i valori del patrimonio del Magistero della Chiesa in fatti reali. E non è facile, tutt'altro. Si subiscono incomprensioni, c'è quella visione, quel vedere l'organizzazione sanitaria come un luogo di clientele e non un luogo di servizio alla persona malata. E questo lo rivendico, io vedo tantissimi operatori di Casa Sollievo, lo rivendichiamo insieme, perché è questo che cerchiamo di fare. Il nostro dovere è quello di creare situazioni concrete, organizzative, in cui è possibile che il valore della relazione, la relazione di cura, la gratuità e il dono diventino fatti concreti.
è un indicatore per misurare il passaggio dall'accademia, dalle parole ai fatti, e alla realtà sono i fatti. Come dicevo l'altra sera al Presidente, Casa Sollievo è l'istituzione pugliese che eroga più servizi di ricovero e cura. È incredibile, e lo dico senza voglia di polemiche, perché non c'è bisogno di far polemiche: non ha il più alto numero di personale, anzi, so che in questa, in mia assenza, avete approfittato per fare un po' di però ho seguito in diretta, perché giustamente bisognava riportare a razionalità, perché se il contesto organizzativo non funziona, la relazione di cura non funziona, se noi siamo costretti, pur di accogliere, nell'accogliere tutti, siamo costretti a dire a qualche reparto, ne vedo 3-4 qui, di prendersi i famosi letti d'appoggio, sapendo tutti, senza citare Drummond o Cochrane, che queste provocano diseconomie di scala e diseconomie organizzative che vanno a incidere sulla relazione di cura, sulla qualità della relazione. Quindi molto equilibrio per mixare bene queste situazioni. Va bene, dopo le mie citazioni di due economisti inglesi medici, penso che possa è sufficiente, posso finire qui. Don Carmine mi dà il suo assenso, e quindi buon lavoro e grazie. Grazie al dottor Crupi. Adesso c'è il professor Michele Liceto, che si occupa di formazione teologica per gli operatori pastorali, oltre che essere docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Eccolo qua. Allora, buonasera a tutti. Io... No, non ti preoccupare. Allora, una breve riflessione, ma molto breve, per preparare un po' il clima alla conversazione, alla lezione magistrale che poi farà Don Carmine. Io da filosofo mi occupo sul perché del curare, non sul come, non sono un medico, e un po' facendo eco, visto che ho studiato a Bari, il mio professore Semerari, mi sono venute fuori queste riflessioni. Oggi rischiamo una delegittimazione della cura, perché l'uomo sta passando di moda, stanno andando di moda più le cose, gli oggetti, le merci, e non le persone, e il rischio è di trasferire questo modello di reificazione umana anche nell'ambito e nel sistema della cura, soprattutto se poi rimaniamo vittime di parametri e di paradigmi economicistici che fanno vedere tutto il discorso più in termini di costi e di ricavi. Invece, come ha detto bene il dottor Crupi prima, si può fare all'interno di un'organizzazione che è anche di natura economica mantenere i valori della gratuità e della dimensione oblativa della cura. Allora, perché prendersi cura? Direi che dobbiamo prenderci cura perché l'uomo è l'essere della cura. Vorrei ripulire un po' il linguaggio. L'uomo non si prende cura, l'uomo non ha cura, l'uomo è cura. Ed è cura dalla testa ai piedi. La cura non riguarda l'avere, ma riguarda l'essere. Lo so, queste parole un po' astratte, però ce le dobbiamo ridire. Nell'epoca in cui domina l'avere, dire che la cura fa parte dell'essere fa bene. La cura non va intesa solo nei confronti della salute o della malattia. Qualcuno si ricorda che la cura comincia quando qualcuno comincia a stare male. E invece è già troppo tardi, secondo me. Non va intesa soltanto in ambito sanitario, ma la cura è educazione. Io che insegno a scuola mi prendo cura, la cura è l'affettività, è la genitorialità, la cura è la socialità, tutto è cura. Quindi dovremmo cominciare a estendere il termine della cura a livello più globale, esistenziale. La cura è una dimensione antropologica, prima che professionale, prima che deontologica, ed etica, prima che politica, anzi proprio perché è etica può diventare politica, e qui la denuncia di una cura che diventa politica quando salta il momento etico, perché l'uomo non è soltanto essere, l'uomo è anche agire. Il problema nostro è qui, che dobbiamo agire,
L'uomo non solo è un dato, ma è un compito. L'uomo nasce come un essere incompiuto. Questo me lo ricordo tutte le mattine. Quando mi alzo, la prima cosa che dico, c'è qualcosa da aggiungere a quello che sono stato ieri. Non siamo arrivati, siamo in cammino. Siamo caratterizzati più dalla mancanza che dall'acquisto. E di conseguenza siamo fragili. La cura è la risposta alla fragilità dell'uomo. E chi non è fragile, alzi la mano. Noi siamo esposti. La cura quindi è il modo in cui l'uomo si porta a compimento, si umanizza, si diventa sempre più uomo. Chi non si prende cura regredisce, non va avanti. Noi in gioco oggi è l'umanità. Io anni fa ho fatto un corso in facoltà sul postumano, sul transumanesimo. La vera posta in gioco è proprio questo qui. L'uomo è un insieme di possibilità, diciamo in filosofia. Prendersi cura è prendersi cura delle possibilità. Altrimenti abbiamo ucciso la speranza. Noi non dobbiamo soltanto a ciò che c'è davanti, ma anche a ciò che ancora non è, alle utopie. L'uomo può anche non essere. Prendersi cura significa evitare l'esperienza dell'insignificanza. Una parola che ha ripreso prima il dottore e mi piace riprendere. L'esperienza del nulla. Il nulla per molti ragazzi, per l'ammalato, è l'abbandono, la solitudine, essere dimenticato, avere un senso di sconfitta, perché la malattia a volte ti toglie il senso della vita, della perdita, della morte. Allora la cura è ciò che dà forma alla nostra umanità. Il problema è che non dà soltanto forma a chi la cura la riceve, ma anche a chi la offre. Questo è un concetto interessante che vorrei darvi. Cioè chi cura si umanizza, insieme a chi curato viene umanizzato. Allora devo ringraziare chi mi dà il permesso di curarlo, perché dandomi il permesso di curarlo io sto curando me stesso. Ogni atto di cura è una cura che rivolgo verso di me, per resistere alla tentazione dell'egoismo, oggi diremmo del cinismo, no? Del cinismo, che poi è il padre di tante cose. La cura porta a compimento anche la nostra dimensione di alterità, perché parliamo di relazioni, la nostra dimensione relazionale. Essa presuppone il riconoscimento dell'alterità dell'altro. Attenzione a chi vive la cura come una forma di padronanza, la cura come forma di dominio, perché c'è anche la cura di chi dice sono più bravo di te, sono padrone di te, posso diventare padrone e dispongo di te perché sei nelle mie mani. No, noi non disponiamo mai dell'altro, anche quando ci prendiamo cura, della sua dignità, del suo essere persona, cioè tratta l'altro come depositario di diritti inalienabili che nessuno può violare. Per questo l'altro, nella relazione di cura, va sempre trattato come soggetto, mai come oggetto, mai come mezzo, ma sempre come fine, mai come un costo, ma sempre come risorsa, e nemmeno un'opportunità per fare soldi sulla sua salute. Mai arriverà a questo paradigma. Per questo curo l'altro nella sua totalità, nella sua globalità. L'ultimo aspetto, ogni atto di cura, in ogni atto di cura, noi esprimiamo il nostro senso comunitario. Smettiamolo di approcciarci a questa esperienza in maniera individualistica. Abbiamo individualizzato tutto, anche la cura, anche l'amore. La cura, anche quando è fatto da un singolo uomo, non è mai un atto individuale, ma è sempre un atto comunitario. Io ti curo in nome per conto della comunità a cui io e te apparteniamo. Allora, perché apparteniamo l'uno all'altro. Allora è bello questa esperienza della cura come esperienza della comunità che ci include prima di ogni conflitto, di ogni incomprensione, da sempre. Per questo ogni atto di cura, ogni atto individuale di cura è un atto comunitario di cura. Paradossalmente direi non si ha il diritto di stare bene da soli, è come anche non ci si ammala mai da soli. Ogni malattia è sempre malattia diciamo che coinvolge, ferisce la comunità. Lo dice San Paolo, quando un membro soffre, tutti gli altri membri dovrebbero soffrire con lui. E mi sa che questo non è ancora stato realizzato. Quindi chiudo, per questo ogni atto di cura è un atto in primo luogo esistenziale, in secondo luogo è un atto etico, in terzo luogo è un atto politico. Sarebbe bello rimettere insieme questi tasselli per avere un welfare comunitario capace di interagire e di valorizzare le risorse. Da ultimo è un atto professionale, dove la professionalità non è abbandonata alla solitudine di chi opera, ma è espressione di una comunità che si prende cura, come grembo che genera e che come dire, aiuta gli altri a non sentirsi abbandonati. Dove in gioco sono le competenze specifiche proprie di chi è deputato a tale compito. Allora chiudo con una frase che il filosofo Levinas cita riprendendo dal Talmud di Babilonia. Lui dice, se rispondo solo io di me,
O meglio, se non rispondo io di me, chi risponderà per me? Ma se rispondo solo di me, sono anche ancora io? Ogni volta che rispondo di me, io rispondo all'altro. Grazie. Grazie professore, come sempre da riascoltare il suo intervento. Allora, la cura è anche protezione, no? A me quando ho sentito il tema, ho letto il tema, è venuta in mente la canzone famosa di Franco Battiato che sicuramente tutti conoscono, anche padre Franco sicuro la conosce, questa canzone, è vero padre Franco? Don Carmine, sì. Allora, è importante la protezione verso chi si ama. Adesso, prima di passare la parola a Paolo Balsamo, il dottor Paolo Balsamo, responsabile scientifico e organizzativo dell'evento formativo, vogliamo salutare, perché mi hanno segnalato la sua presenza, grazie per essere qui, il professor Filippo Maria Boscia, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, qui davanti. Vuole fare un saluto? Sì, come ho detto a padre arcivescovo nel saluto, sono qui in rappresentanza di tutti i medici cattolici d'Italia, porto il saluto anche del nostro assistente ecclesiastico, il Cardinal Menichelli, che è informato di questo evento e che segue con sollecitudine l'operatività di Casa Sollievo, ma anche l'operatività di tutti i suoi componenti. Certamente siamo profondamente immersi in una problematica che io vorrei anche così ampliare, parlando della ferita che cura, che è un argomento molto bello, perché generalmente si parla di ferita come qualcosa che ci ha colpito, ma dobbiamo tentare di riportare questa ferita a livello di risorsa, come un movimento di colloquio che avviene con il nostro corpo che ci richiama alla tutela. E in questo meccanismo, che per il quale sono in molti a dire il dolore non ha senso, il dolore è importante, il dolore ci avvisa, il dolore ci mette in guardia per talune situazioni, il dolore appartiene alla specie umana, così come le ferite, che sono quelle visibili e quelle anche invisibili dell'anima, ancora più cogenti, che vanno ad abbracciare anche tutta la nostra psiconeuroendocrinologia e quindi praticamente si ravvisa in queste ferite davvero la profondità di quello che l'umanità oggi ci richiede. La medicina deve essere accanto, deve essere con, deve essere anche dentro. Occorre essere costantemente nel profondo dell'intimità delle persone, perché se noi non riusciamo ad attraversare questo gap, si è detto poc'anzi che i percorsi sono diventati frettolosi, va detto che in talune regioni, signor Presidente Emiliano, si è posto un tempario al collo del medico, perché per raggiungere dei livelli di efficacia e soprattutto nell'abbattimento delle liste d'attesa bisogna essere rapidi. La medicina del racconto, la medicina della parola, la medicina anche che è di un racconto, di una malattia raccontata che cura. Ecco l'esigenza dei gruppi di pazienti che si riuniscono fra di loro per raccontare la loro malattia, perché il racconto della malattia nel postumo, oltre al racconto della propria identità di sofferenza quando si avvicina il medico, è un percorso di cura. Quindi non soltanto nell'approccio, ma anche nel seguito. E dobbiamo fare molta, molta attenzione, e soprattutto nel raccordare la medicina ospedaliera a quella territoriale. Perché raccordando la medicina ospedaliera a quella territoriale si ha una preziosità ancora maggiore che quella del coinvolgimento delle famiglie. E la famiglia si ammala. Certo, quando c'è una malattia del singolo, la famiglia si ammala. Si ammala anche la famiglia della società
nella quale si è inseriti. Quindi prendersi cura, che cosa significa? Abbracciare, corunum, tutte queste sofferenze, tutte queste fragilità, e soprattutto porre attenzione alle massime fragilità, che sono quelle che si realizzano ai confini della vita, sul nascere e sul morire, perché non si realizzino assolutamente delle esclusioni, non si realizzi una mentalità economica del percorso di cura, e non venga mai a nessuno in mente di dire: non curiamo i fragili per potenziare i sani, perché in questa visione economica della società questo è un rischio che comincia a serpeggiare, e che noi dobbiamo essere veramente tetragoni nel difendere questo diritto alla cura, che ingloba profondamente il prendersi cura. Grazie. Grazie all'intervento del professor Boscia. Adesso tocca a chi ha organizzato l'evento, lo sta facendo da anni, sempre con enorme successo, il dottor Paolo Balzano. Grazie, sarò molto sintetico anche per lasciare la parola a padre Carmine. Io voglio introdurre questo mio intervento certamente ringraziando chi da anni sostiene, accompagnando questo percorso, no? Questo percorso che è diventato un modello, lo ripeto sempre, relazionale, generativo, etico, sostenibile, di formazione all'impegno sociale, educativo, etico e sanitario. Ogni parola ha un suo significato specifico, e grazie alla rete dei tanti relatori, quest'anno ne abbiamo oltre 40, che hanno aderito in maniera del tutto gratuita, spontanea, con una massima disponibilità, a far sì che, ecco, la comunità riceva un'opportunità formativa utile, valida, perché all'interno delle nostre strutture, dei nostri servizi, è importante che ci sia questa attenzione e umanizzazione. Io ringrazio quindi Sua Eccellenza Padre Franco Moscone, perché ha, diciamo, accolto la possibilità di dare continuità a questa iniziativa che ha visto ecco, Monsignor Castoro, a cui va il mio ringraziamento. Il mio ringraziamento per aver fatto sì che alcuni anni fa, insieme al dottor Grasso, insieme a padre Aldo, iniziassimo questa bellissima esperienza. Grazie a Casa Sollievo della Sofferenza, grazie al direttore generale che, devo dire, sostiene sempre con la massima disponibilità la continuità di questo percorso. Devo ringraziare Don Carmine Arice, padre Carmine Arice, io sono sempre abituato a chiamarlo Don Carmine Arice, perché lui da diversi anni, prima come Conferenza Episcopale Italiana, poi anche oggi in questa bellissima esperienza di superiore della Congregazione del Cottolengo, continua ad essere presente e ad accompagnarci. Ringrazio il Presidente Emiliano, perché in questi anni è alla sua seconda, diciamo, presenza nella nostra iniziativa, una cosa assolutamente non scontata tra i tanti impegni, ma sono felice che, ecco, la sua presenza sia un segno anche di attenzione, lo dicevo ieri a padre Franco, attenzione a quello che, ecco, è il nostro percorso, quindi grazie a lui. Grazie ad Anna Maria, perché Anna Maria viene sempre in soccorso come un angelo, con Teleradio Padre Pio, quindi con, ecco, anche con chi è presente oggi qui. Grazie a Saverio Serlenga e ad Andrea Colaianni per le riprese, perché rimanga testimonianza. Guardate, grazie anche a loro, lo scorso anno abbiamo avuto la fortuna di registrare l'ultimo intervento pubblico di Monsignor Castoro,
che fu proprio qui, all'interno della pastorale, insieme a Monsignor Renna. Noi poi non sapevamo che Monsignor Renna sarebbe poi succeduto, insomma, ad accompagnare questo percorso. E ringrazio l'Associazione Carabinieri perché è sempre presente col suo volontariato ad accompagnare. Questo è un percorso di 13 incontri. Noi promuoveremo ufficialmente il programma formativo il prossimo lunedì, siamo in attesa di qualche altro dettaglio anche in termini di accreditamento. Tratteremo tanti temi, dalle nuove tecnologie, la telemedicina, su cui verrà, insomma, un direttore il presidente della telemedicina e sanità digitale, è presente anche qui in sala il dottor Giuliani. Tratteremo il tema dell'autismo, tratteremo il tema delle fragilità, delle diversità, appunto. È un programma che non mancherà di trattare anche il tema dell'anticorruzione, della trasparenza, in questo senso, che è sempre più pregnante, ecco, questa etica della responsabilità. Noi tenteremo di accreditare il percorso non solo per la formazione del personale sanitario, ma anche per parte degli incontri per il personale docente, per gli assistenti sociali, per l'ordine dei giornalisti, perché riteniamo che portare queste testimonianze dei tanti relatori che si alterneranno sia un nostro dovere. Io concludo con due passaggi. Un primo, ecco, quando Monsignor Castoro parlava del passare da una pastorale del fare e dei servizi ad una pastorale delle relazioni, degli ambienti di vita, e lo collego anche a ciò che Monsignor Lauro Tisi, l'arcivescovo di Trento, sosteneva in una sua lettera, Silenzio e attesa. Ecco, quell'incoraggiamento all'ansia di vita buona che orienta il cammino di vita. Davanti a noi, dice Monsignor Lauro Tisi, senza distinzione tra ambito civile ed ecclesiale, un bivio ormai inevitabile ci impone una scelta. Da un lato, la possibilità di insistere su percorsi soggettivi e interessi settoriali, dall'altro la via più faticosa ma stimolante del camminare insieme per provare a ricostruire un tessuto comunitario capace di seminare futuro. Con questo vi ringrazio. Grazie Paolo, non sei stato tanto breve come avevi promesso, ma va bene lo stesso. Andiamo alla presenza che tu prima annunciavi, un'importante presenza, il presidente della Regione Puglia, il dottor Michele Emiliano, che ha ben chiara anche la situazione della sanità in Puglia. Beh, se l'avessi detto io, che ce l'ho ben chiara, probabilmente sarebbe stato un brusio in sala. Io ovviamente sono qui innanzitutto per ringraziarvi del fatto che vi impegnate tanto su queste questioni. Ovviamente sono qui, l'ho appena detto alle TV, nessuno di voi se n'è accorto, ma qualcuno se n'è accorto, ha detto che il miglior ospedale della Puglia è l'ospedale San Giovanni Rotondo, ma il dottor Gruppi, cioè, ci vuole tanto a dirlo, non è certo una grazia quella che il Presidente ci sta facendo, quindi sono venuto a ringraziarvi per questa seconda cosa. E ho anche detto che ho fatto, diciamo, un'autocritica dal punto di vista dell'organizzazione laica, in realtà sono tutte laiche, diciamo, sull'ospedale di proprietà pubblica, questo è pubblico ma di proprietà, diciamo, non della Regione Puglia ma di altri soggetti che si costruiscono comunque il bene comune. E ho anche detto che a parità di personale poi non c'è neanche partita, perché come si possa, diciamo, l'ospedale di San Giovanni Rotondo cogliere quei risultati con molto meno personale che negli ospedali pubblici, che pure mi chiedono continuamente personale. Questa è una questione, diciamo così, che appartiene o ai miracoli, ma diciamo li avreste studiati, oppure evidentemente ad una
motivazione, a una organizzazione. Secondo me, peraltro, la motivazione e l'organizzazione sono praticamente la stessa cosa, perché è difficile avere un'organizzazione che non abbia una motivazione. Io nella mia vita ho spesso, diciamo, avuto la possibilità di partecipare a gruppi organizzati, pubblici, che si occupavano di questioni gigantesche, e se noi non avessimo avuto una motivazione fortissima non avremmo mai immaginato, diciamo così, quei modelli organizzativi. Per esempio, il tema di lotta alla mafia, colgo veramente l'occasione per ringraziare Padre Franco, la chiamano tutti così e quindi io mi sento in confidenza e farò la stessa cosa, Padre Franco, per le parole nette che ha pronunciato qualche giorno fa a Monte Sant'Angelo, in occasione della manifestazione di solidarietà al sindaco. Ma dicevo, se noi non avessimo avuto le idee così chiare in quel contesto, difficilmente avremmo organizzato, diciamo, un insieme di norme, di uffici che alla fine, sia pure con tanta fatica e con tante, in qualche modo, hanno almeno restituito dignità alla Repubblica Italiana nel contrasto alle mafie. Ora, devo dire che dal punto di vista del sistema sanitario nel suo complesso, questo senso di centralità non sfugge anche ai più insensibili. Io farò la difesa, diciamo, di coloro, per esempio, che hanno così male programmato il rapporto tra università e professioni sanitarie da lasciarci in un mare di guai. Non riesco neanche a capire come non si possa trovare anche un rimedio temporaneo di varia natura. Può essere rallentare i pensionamenti per chi li vuole rallentare, e sono tanti quelli, mi risulta, che vorrebbero rallentare. Dall'altro lato, accelerare le procedure di specializzazione. Mi risulta che in Germania ci si possa specializzare non solo nelle università, ma anche negli ospedali, perché c'è l'apprendimento universitario e c'è l'apprendimento ospedaliero. Poi valuterà il responsabile dell'assunzione se è meglio una specializzazione conseguita in sede universitaria o se una specializzazione in sede ospedaliera. Ma bisogna prendere delle decisioni, perché questo non è un sistema teorico dove il ruolo pur importantissimo del sindacato, della protezione della singola professione, può essere più importante del paziente e dello scopo generale. Io lo dico da convinto assertore delle libertà sindacali e del loro ruolo in ogni contesto, però è evidente che in un sistema, noi abbiamo 45.000 dipendenti nel sistema sanitario pubblico, è chiaro che una macchina del genere dispersa in 6 ASL diverse, voi immaginate che ogni ASL fa i suoi concorsi per coprire i posti e soffia i medici alle altre ASL. Ci sarebbe da chiedersi, col titolo della, diciamo, salute e relazione, o è un gioco a frega compagno? Perché la relazione non è frega compagno, la relazione è qualche cosa che tu stabilisci in modo leale e non fai mai una cosa che mette in difficoltà il tuo interlocutore. E quindi noi, quando proposi, ma capisco che stringere i ruoli di potere, io proposi di fare una ASL unica in modo tale da poter muovere il personale con maggiore tranquillità e non sarebbe cambiato niente, perché avremmo comunque avuto dei responsabili territoriali che non erano direttori generali ma avevano un altro ruolo. E naturalmente, quando sono diventato presidente, non avevamo una rete oncologica, avevamo dei dati di mobilità passiva sull'oncologia che oggi, purtroppo lo dico, è spesso anche una routine di eccellenza, consentitemi questo simbolo, no? Cioè, se viene fatta in maniera organizzata e strutturata, è una di quelle cose che si può fare compatibilmente con la vita quotidiana, con il lavoro quotidiano, le occupazioni, stare in famiglia, cercare di gestire queste malattie che qualcuno, in maniera anche un po' così, per stigmatizzare la diffusione del fenomeno, ma anche le grosse possibilità di cura che ci sono, e qualcuno comincia a dire è quasi una malattia cronica, cioè una malattia da contrastare
nel tempo compatibilmente con la vita. Ed è chiaro che senza una rete oncologica e senza dei luoghi di informazione è difficile combattere questa battaglia. Ovviamente so di avere poco tempo, quindi già passato addirittura, quindi in realtà avrei potuto telefonare, diciamo. Voglio dire che se nella rete oncologica abbiamo fatto degli uffici che si chiamano coro, cioè sono degli uffici che servono a evitare che quando uno ha la diagnosi chiami il consigliere regionale o il sindaco, perché questo accadeva, io me ne sono accorto, perché stranamente quando qualche mio conoscente aveva questo tipo di notizia non chiamava, non sapeva chi chiamare, chiamava me, chiamava quell'amica o la vicina di casa che aveva avuto un'esperienza, cioè una roba delirante in un meccanismo in cui la relazione non può essere semplicemente e solo amicale o umana, deve essere strutturata, deve essere competente. Ci vogliono meccanismi dove efficienza e umanità devono convivere, ed è evidente che un sistema sanitario universale, cioè uguale per tutti, l'uomo più ricco d'Italia e l'uomo più povero si curano alla stessa maniera. E se vogliono l'eccellenza dell'eccellenza, nella stragrande maggioranza dei casi non possono andare da un signore che devono pagare, devono andare in un ospedale pubblico dove non pagheranno, ognuno paga le sue tasse. E questo fa del sistema sanitario anche proprio il segno di questa relazione e del principio solidaristico che è alla base della Costituzione della Repubblica. Mi devo fermare, anche se l'argomento è interessantissimo, io mi auguro di avere il tempo anche l'anno prossimo di riuscire venire da voi. Voglio solo dirvi che ragionare sull'altro punto di vista e soprattutto ragionare da persone, io non lo dico mai questo, io non dico mai in pubblico ragioniamo da persone che hanno fede, anche perché la mia fede è la più insicura e è piena di dubbi che si possa immaginare, però è evidente che questo è uno dei luoghi dove non possiamo mentire a noi stessi, cioè se abbiamo fede anche solo nella Costituzione della Repubblica, se non oltre, se crediamo a determinati valori, questo è un sistema nel quale devi svolgere il tuo ruolo fino in fondo e senza farti sconti, senza fare sconti a te stesso. Ovviamente inutile dire che come tutti i luoghi del grande bene sono anche i luoghi del grande male. Questo l'ho capito, anche perché mi chiamo Michele. Il diavolo va sempre nei posti dove c'è il grande bene, nei posti dove non c'è un granché, siccome evidentemente ha dei limiti, non ci va. Dove c'è il grande bene, lui c'è, però lui c'è e dà un fastidio che non finisce mai, utilizzando quelle tre tentazioni di sempre: il potere, diciamo l'erotismo di varia natura e il denaro. Quelle sono le tre cose, non sa fare altro, è banale e per certi versi anche mortificante, però ciò nonostante riesce a portare a casa una serie di scalpi e io da una vita questi scalpi li riesco a vedere. Speriamo che la nostra resistenza, le preghiere di chi, ho capito facendo il politico a che cosa servivano i conventi di clausura, perché non l'avevo capito prima, pensavo fosse una scelta personale, invece poi ho capito che gente come me, per esempio, che ha poco tempo per pregare, ha bisogno di essere aiutata da persone che, e devo dire che l'ho sentito questo aiuto, e quindi ecco, mi auguro che in questi luoghi particolarmente cari alla religiosità pugliese tutte le ispirazioni sulle questioni di cui stiamo parlando si possano alimentare della provvidenza, perché vi aggiungo che ognuno di noi fa un mestiere che senza un piccolo aiuto quotidiano sarebbe impossibile da affrontare. Grazie. Comunque, se può consolarla, non è l'unico a vacillare nella fede, soprattutto in su questo tema. E sicuramente qualche risposta arriverà anche inconsapevolmente o involontariamente da padre Carmine Arice, che è pronto per la Lectio Magistralis dal titolo L'ascolto nella relazione di cura.
superiore generale di Piccola Casa della Divina Provvidenza del Beato Giuseppe Cottolengo e componente della Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle persone giuridiche e pubbliche della Chiesa. A lei. Bene, buon pomeriggio a tutti. Per favore, è già stato canonizzato, quindi da Beato passiamolo a Santo il Cottolengo. Nel 34, quindi ringraziamo Dio. In epoca difficile. Io per motivi di tempo, perché il tema è complesso e il tempo è poco, leggerò questa relazione e ci faremo aiutare anche da qualche diapositiva. Reverendissimo e caro padre Franco Moscone, pastore di questa chiesa particolare, caro dottor Domenico Crupo, amici di Casa Sollievo, autorità, organizzatori del corso, operatori sanitari e pastorali, amici tutti di Manfredonia. Sono grato a quanti hanno voluto invitarmi ancora una volta a tenere questa relazione inaugurale del corso di pastorale sociosanitaria, percorso che ho visto nascere e che vedo continuare con impegno e competenza, grazie anche alla dedizione di quanti da sempre hanno creduto in esso, in primis il dottor Paolo Balsamo e l'ufficio diocesano di pastorale della salute. Grazie davvero. Scrivono i vescovi italiani nel documento base di pastorale della salute: predicate il Vangelo e curate gli infermi. Il discorso sulla carenza di umanità nel servizio reso al malato è lungi dall'essere esaurito. Si avverte un profondo bisogno di personalizzare l'approccio, di passare dal curare al prendersi cura, di considerare la persona nella totalità del suo essere. E conclude: se l'esperienza degli anni più recenti ha fatto registrare una buona crescita a livello tecnico e specialistico, ha portato anche a una cura settoriale frammentata a scapito di un approccio olistico della persona. Ho voluto iniziare con la citazione di questo testo perché, anche se scritto più di 10 anni fa, mette a tema una questione che nel tempo, ahimè, non solo non si è risolta, ma sta notevolmente aggravandosi, e in questo, ahimè, la tecnica ce ne dà una mano. E mi riferisco all'approccio olistico del paziente, così tanto proclamato ma poco praticato. Eppure non mancano studi che dimostrano che una relazione medico-paziente empatica non solo rende meno gravosa la malattia, ma rappresenta veramente una forma ausiliaria di cura, arrivando a modificare il funzionamento di complessi reti neuronali attraverso le quali il cervello governa processi decisionali e comportamenti. Una recente ricerca denominata Fiore, realizzata dalla Fondazione Onlus Giancarlo Quartana di Milano con l'Università di Udine, attraverso l'utilizzo di una metodica di neuroimaging basata sulla risonanza magnetica funzionale, ha dimostrato, notate, che chiunque si rivolga al medico, oltre a desiderare di essere trattato secondo principi di provata efficacia, ha bisogno di comprensione emotiva, attenzione e riconoscimento della propria individualità, elementi che contribuiscono al successo della cura, e dovremmo almeno farlo per risparmiare un po'. Ma questo è un modello ideale che non sempre si concretizza nella relazione tra operatori e pazienti, perché, qualcuno dice, l'hanno detto anche oggi, stretti tra tecnicismi, e questo è vero, e tempi di visita soffocati. E questo, a mio parere, è vero solo in parte, perché quell'atto terapeutico che tu fai, pur in un tempo ridotto, perché non puoi farlo in tempi più ampi, può assumere comunque un carattere o un altro. Scrive Andrea Diciano, coordinatore ricerche scientifiche della Fondazione, su Corriere Salute del mese scorso: occorre sviluppare un sistema che individua 5 aree di bisogni relazionali che dovrebbero essere sempre garantite all'interno della relazione terapeutica. Si tratta del bisogno da parte del paziente di comprendere razionalmente quanto sta accadendo, la prima, di farsi un'idea del futuro che lo attende, la seconda, di esprimere adeguatamente le proprie emozioni, la terza area, di ricevere le necessarie attenzioni e infine di arrivare a prendere le decisioni
che la condizione di malattia comporta. In questa ricerca sono stati coinvolti 30 volontari ai quali, mentre erano sottoposti a risonanza magnetica funzionale, sono state mostrate loro vignette che rappresentavano situazioni definite di influenzamento e di valorizzazione e altre di tipo neutro. Le prime sono situazioni di relazione interpersonale in cui emergono la disponibilità a fornire un aiuto concreto, motivare e dare speranza. Le seconde sono situazioni nelle quali vengono espresse apprezzamento per le azioni svolte e l'adesione razionale ed emotiva. Mentre i soggetti sperimentavano questi stati d'animo, centrali nella relazione terapeutica, venivano registrate le corrispondenti attivazioni di varie reti neuronali. E così si è giunti ad individuare le positive modificazioni che possono verificarsi nel funzionamento cerebrale di un paziente. Le condizioni di influenzamento attivavano reti che coinvolgono zone di corteccia cerebrale, quali il solco temporale superiore e posteriore e il giro temporale superiore e posteriore, deputate tra l'altro a processare stimoli visivi e sociali. Ma purtroppo diversi studi hanno confermato anche che quando un paziente inizia a parlare, il medico lo ascolta solo per pochi secondi prima di interromperlo, dice Alan Pampallona, direttore generale della Fondazione Quarta. In tal modo, notate, si perde l'opportunità di un ascolto importante non solo ai fini della diagnosi e della terapia, e io direi anche dell'economia, perché se il malato guarisce con più tempo, noi impieghiamo più soldi, ma anche della costruzione di un rapporto significativo. Tutto questo ci fa dire che forse dovremo invertire i termini presenti nel titolo di questo percorso e affermare che la relazione è salute e che la salute molto dipende dalla qualità della relazione di cura. Detto questo, a me è stato chiesto di parlare di una dimensione importante della relazione di cura, ma il contesto, l'orizzonte è questo, A me è stato chiesto di parlare dell'ascolto, ma non potevo non fare questa premessa perché l'ascolto è un elemento fondamentale all'interno della relazione e occorreva, visto che è stato detto che era lectio magistralis, occorreva determinare anche qualche supporto scientifico a quello che viene detto. Elemento fondamentale del processo comunicativo l'ascolto, ma sovente sottovalutato nella sua importanza. Se è vero, come ha detto il professor Boscia, 30 secondi, qui la Pamplona dice un pochino di meno pure, quindi lei è stato ancora generoso. Vi propongo allora una riflessione in 8 passaggi, 2 più ampi e gli altri molto più veloci. Il primo, l'ascolto della sofferenza e del dolore. Dolore e sofferenza sono come un'apertura fisiologica e psicologica attraverso la quale entra nella vita dell'uomo con drammaticità qualcosa che va ben al di là dell'aspetto fisiopatologico e in modo urgente, necessario e insistente gli impone la domanda di senso. Ben si espresse San Giovanni Paolo II nella Salvifici Doloris 30 anni fa quando sottolineò l'importanza di ascoltare nell'uomo tanto il dolore fisico quanto la sofferenza dell'anima, quello morale che ogni dolore fisico porta con sé. Ma già Socrate nella sua sapienza aveva scritto: non permettere che alcuno ti convinca a curarlo se prima non ti abbia aperto il suo cuore, giacché il grande errore che commettono i medici del nostro tempo, ma di quel tempo, nel sanare le infermità è di considerare separati lo spirito e il corpo. Non si può guarire l'uno senza curare l'altro. Ascoltare il dolore, dunque, ma di chi? Ascoltare la sofferenza, ma di chi? Del paziente, della famiglia o dell'operatore? Di tutti e tre. Di tutti e tre. Sì, perché solo nella misura in cui l'operatore sanitario saprà ascoltare il proprio dolore con seria e completa elaborazione dei suoi significati e dei suoi processi, saprà anche ascoltare con capacità ed efficacia terapeutica quello dei pazienti, in ultima analisi di ogni persona, giacché non c'è al mondo esperienza che accomuni tutto il creato come questa. La comunicazione
è un tema fondamentale perché modera le relazioni tra gli uomini fino a determinare conflitti e conciliazioni. E l'etica dell'atto comunicativo impone di fare i conti, oltre che con la veridicità dell'informazione, anche con le dinamiche strutturali dell'evento, nella quale nulla è indifferente. Riconoscimento dell'interlocutore, contenuto della comunicazione, modalità con le quali avviene. Attraverso le parole, il silenzio, il volto, i sorrisi, le lacrime, i gesti, la postura, il linguaggio del corpo, la calma e la fretta, e l'elenco potrebbe essere ancora lungo, il comunicatore si racconta, si fa conoscere, e in una sorta di epifania dell'essere umano si comunica. Potremmo dire: fammi vedere come comunichi e ti dirò chi sei. Ma anche, attenzione cari operatori, fammi vedere come mi ascolti e ti dirò chi sono io per te. Cioè è un'epifania dell'essere umano. Dal modo con cui noi ascoltiamo il paziente, diciamo al paziente chi è quel paziente per me. Non dalle belle parole che posso dire e dalla scienza di cui posso vantarmi. E questo vale in tutte le professioni. Le dinamiche della comunicazione ci costringono ad una riflessione che non può essere solo di carattere fenomenologico, ma presuppongono una filosofia della relazione e quindi della cura che porta la nostra indagine a considerazioni che sono di carattere ontologico, anche se ora l'ontologia non la vogliono più sentire nessuno, perché ciascuno basta che sia libero di autodeterminarsi e avere la libertà di far diventare un diritto il proprio desiderio e tutto è a posto. In realtà questo è come un pilota senza un aereo, va a sfracellarsi e non sappiamo in che modo, e di questo ne sono fermamente convinto. Ma torniamo al nostro tema. Le dinamiche della comunicazione ci costringono a una riflessione che è di carattere ontologico. La triade, sapere, saper essere e saper fare, in questo contesto allora appare in tutta la sua importanza e indivisibilità. Una formazione all'arte medica che punti solo al sapere, e notate, e al saper fare, non può che essere insufficiente, dato che la comunicazione tra operatore sanitario e paziente è sempre, sempre una comunicazione di significati. La persona umana che viene colpita da una patologia, soprattutto se grave, non ignora mai, anche quando non l'esplicitasse verbalmente o non fosse in grado di elaborarla concettualmente, la domanda di senso che pongono la sofferenza e la malattia e che in modo ancora più radicale la morte, essendo essa la questione fondamentale dell'esistenza. Ed è per questo che in modo esplicito o implicito il malato implora dal medico, notate, con fiducia, una richiesta urgente. E questo lo capirà dall'ascolto. La certezza che comunque vadano le cose, non ci sarà mai abbandono terapeutico. Lo sapeva bene Ippocrate, da farlo diventare contenuto del giuramento dei medici già il IV secolo avanti Cristo, là dove scrisse: non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò a tale consiglio. Mi pare che invece di andare avanti, oggi in questo contesto abbiamo fatto dei passi indietro. Neppure se richiesto, IV secolo avanti Cristo. Vengo alla seconda considerazione, quella che ho titolato l'individualità dell'interlocutore. Poi le altre saranno un pochino più veloci. Entrando più direttamente nel tema dell'ascolto, mi pare essenziale considerare anzitutto l'individualità dell'interlocutore paziente. La Carta degli operatori sanitari, che è un codice deontologico per gli operatori di ispirazione cristiana, recita così: per l'operatore sanitario, l'ammalato non è mai soltanto un caso clinico, ma un individuo anonimo sul quale applicare il frutto delle proprie conoscenze, ma sempre un uomo ammalato, verso cui adottare un sincero atteggiamento di simpatia nel senso etimologico del termine, il che esige disponibilità, attenzione, comprensione, condivisione, benevolenza, pazienza e dialogo.
non basta la perizia scientifica, dice, ma occorre, ecco, e su questo si discute molto, la personale partecipazione alle situazioni concrete del singolo paziente. Una interpretazione errata del concetto di empatia, che vorrebbe in qualche modo creare una barriera per non incorrere nel famoso burnout fra il paziente e il medico, rischia di diventare, se mal inteso, un tecnicizzare l'atto terapeutico fino al punto da non far sentire da parte del paziente che l'operatore che ha davanti è entrato dentro la situazione sua e dunque non c'è comunicazione. Il medico canadese Sir William Osler, ritenuto il padre della medicina moderna, nel 1892 affermava: se non fosse per la grande variabilità tra gli individui, la medicina potrebbe anche essere una scienza e non un'arte. Ma la medicina non è solo una scienza. Gli fa eco un secolo dopo il beato Carlo Gnocchi, dove si legge in un suo scritto: non esistono malattie ma malati, cioè un dato modo di ammalarsi proprio di ciascuno e corrispondente alla sua profonda individualità somatica, umorale e psicologica. La grande abilità del medico allora è quello di riuscire a comprendere, o meglio a intuire, la personalità fisiologica di ciascun paziente. Non mi dilungo a ricordare a professionisti che non si possono trattare patologie diverse in modo uguale. Gli studi sulla genetica hanno mostrato notevole interesse per la cosiddetta medicina personalizzata. Francis Collin, il fondatore, la preconizzava come affermata per il 2010. Non è stato così, ma il contributo di questa disciplina, che non nego che talvolta può essere anche usata per scopi non così nobili, può essere però utile alla nostra riflessione. Sapere che le persone differiscono tra loro per circa 3 milioni e 700 mila di basi e che ognuna di queste ha 200 basi diverse ulteriormente. Sapere che ogni persona possiede più di 1500 differenze rispetto alla mappa umana di riferimento, non ricorderete questi numeri, ma per dirvi quanto siamo diversi l'uno dall'altro, non è utile solo per la ricerca genetica, ma anche per la prassi comunicativa. Così mi pare utile per la nostra riflessione l'interessante percorso che sta facendo la medicina dei sistemi. Non ne abbiamo tempo, ma sarebbe molto interessante, quella detta delle 4P, predettiva, preventiva, personalizzata e partecipativa, unita alla già citata medicina narrativa. La fondatrice Rita Sharon dice: ho inventato il termine di medicina narrativa per connotare una medicina praticata con competenza narrativa e caratterizzata da una comprensione di queste situazioni narrative molto complesse tra medici, pazienti, colleghi e il pubblico. La medicina narrativa non sorge dal nulla. La sua progenie include la medicina biopsicosociale, l'assistenza principale, le umanità mediche e la medicina col paziente al centro. Oggi infatti si parla di pluralità di biografie nel medesimo individuo: fisica, affettiva, cognitiva, professionale, sociale, spirituale, da cui discende la dovuta attenzione alla cura del corpo, della mente, della conoscenza, degli affetti, delle relazioni, dello spirito, e nessuna di queste dimensioni può essere naturalmente ignorata. E allora con ragione Cecilia Sanders, la fondatrice degli ospice e delle cure palliative, sostiene che occorre una comprensione adeguata del concetto di dolore totale, total pain, che si presenta come un complesso di dolori fisici, emozionali, sociali e spirituali. Terzo passaggio, molto più breve, l'ho intitolato così: ascolta ciò che non dico. E poi ho messo un sottotitolo nell'ultima versione della mia relazione: ascoltare oltre la maschera. L'ascolto empatico dà antenne capaci di ascoltare anche ciò che il malato o la persona con cui siamo in dialogo non esprime verbalmente. Questo per la professione sanitaria è fondamentale. O perché è nascosto da una maschera che non rispecchia necessariamente il suo mondo interiore, o perché è incapace di esprimere quello che sta vivendo, quali la rabbia, la delusione e la paura.
Un operatore preparato sa cogliere con l'attenzione del cuore ciò che nemmeno la parola riesce ad esprimere, scrutandoli i piccoli e grandi segni che rivelano tensione o disagio. Frasi ripetute quasi con ossessione, occhi che si gonfiano di lacrime senza riuscire a piangere. Il timore di apparire fragile o di essere giudicato può favorire l'uso di maschere che rendono meno difficile la relazione. A volte è una necessità. Compito di chi ascolta, dell'operatore socio-pastorale, socio-sanitario, sanitario, mettete chi volete, non è togliere crudelmente la maschera. La comunicazione delle diagnosi, per esempio, a volte è uno scempio. Sarebbe troppo doloroso in certe situazioni. Compito di un osservatore attento è ascoltare oltre la maschera ciò che di più profondo vuole e non riesce a dirci il nostro interlocutore. Quarto passaggio, quello che ho chiamato la dimensione ontica della relazione. Riallacciandomi alle considerazioni iniziali del mio intervento, ritengo necessario insistere sulla dimensione ontica della relazione. La comunicazione presuppone che gli operatori sanitari siano esperti in umanità, diventando abili non solo nella tecnica medico-terapeutica, ma anche nell'arte della relazione. Martin Buber, tracciando lo statuto ontologico dell'uomo, afferma che la sua struttura fondamentale è la relazionalità. Statuto fondamentale vuol dire che non c'è uomo che non abbia questa caratteristica. Poi può essere ferita, può essere non sviluppata, non educata, eccetera, ma non si è senza relazione. All'inizio, dice Buber, è la relazione, pensiamo nell'esperienza nostra, all'inizio c'è anche solo una relazione dei genitori, pertanto, ma anche all'inizio dello sviluppo, pertanto io divento io nel tu, diventando io dico tu. L'essere dell'uomo si configura metafisicamente come essere in relazione. L'uomo diventa io a contatto con il tu. Allora la comunicazione non può ignorare l'importanza della relazione personale e l'influenza reciproca che essa ha in ogni rapporto. Scrive ancora Martin Buber: nessun incontro che facciamo nella nostra vita con una persona o una cosa è privo di significato segreto. E ancora, non si cerchi di svigorire il significato della relazione. Relazione e reciprocità. Il mio tu opera su di me come io opero su di lui. I nostri allievi ci formano, le nostre opere ci costruiscono. Io direi i nostri malati ci formano. Viviamo nella fluente reciprocità dell'universo. Quinto passaggio, la formazione all'ascolto. Vengo a considerare quello che ritengo essere l'elemento di crisi del sistema comunicativo. La formazione integrale dell'operatore, presupposto necessario all'ascolto del dolore del paziente. All'origine del problema, a mio modo di vedere, oltre alla questione antropologica, cioè il riconoscimento incondizionato della dignità di ogni individuo umano, comunque si presenti, tema che abbiamo trattato negli anni scorsi, vi è anche la necessità di una formazione integrale dell'operatore. Senza questo presupposto, la cura olistica e globale del malato rimane un miraggio difficilmente raggiungibile e l'incapacità a comunicare significati che vanno oltre l'atto terapeutico è conseguenza ineludibile. Nel suo accattivante e provocante libro sul prendersi cura, Marie Denezel, psicologa francese che ha lavorato a lungo con i malati in fase terminale, riporta questa confidenza di un medico. Tutti i giorni mi sentivo con la coscienza sporca. Certo, avevo l'impressione di aver svolto correttamente il mio lavoro da un punto di vista tecnico, ma avevo anche la sensazione di aver tradito il senso di questa professione, di non aver conosciuto davvero i miei pazienti. Avevo studiato dei casi, non avevo curato degli uomini. Marie Denezel commenta: rendiamo omaggio all'umiltà di questo grande medico che riconosce di aver trascurato i valori umani.
Le nostre facoltà di medicina sfornano eccellenti scienziati, ma in esse quasi inesistente la formazione alla relazione umana. Le nostre facoltà di medicina nel percorso base, quello curriculare, formano dei meccanici del corpo umano. Va bene? Questo lo dobbiamo dire. E anche noi credenti, se riuscissimo ad essere anche un po' credibili, ad arrivare in certi luoghi e influenzare in modo adeguato quello che è secondo verità e giustizia, sarebbe anche opportuno. Ma abbiamo bisogno di uomini di spessore, non di chiacchieroni soltanto. Sebbene i futuri medici, dice Marie de Nesel, siano per lo più destinati a confrontarsi con l'angoscia, la sofferenza umana, la paura di morire dei loro pazienti, essi non ricevono nessuna preparazione psicologica o etica in funzione di tale faccia a faccia. Guardate che i corsi di psicologia sono facoltativi nel sesto anno, ma nei primi cinque anni, quelli che formano il medico, cioè fisiologia, patologia e anatomia, sono questi i tre temi. Ma senza una visione antropologica sottostante, una filosofia della cura. E allora cosa vogliamo portare a casa? È normale che persone, dice ancora Marie de Nesel, che scelgono di prendersi cura degli altri non siano mai interpellate nel corso dei loro studi sulla loro capacità di ascoltare la sofferenza, sulle loro specifiche responsabilità umane. L'uomo, la natura umana vanno insegnati in modo globale. Allora conclude, è necessario che gli studenti di medicina vengano preparati a diventare persone complete. Allora agli operatori sanitari ha chiesto di percorrere sentieri capaci non solo di nutrire la propria mente, di rafforzare le proprie abilità, ma capaci anche di maturare il loro cuore, di rafforzare la loro volontà nel bene, irrobustire la loro personalità spirituale, anima dell'agire, e la loro capacità di amare. Non esito ad affermare che per un operatore sanitario è necessaria anche un'ascesi atta a far maturare in lui virtù umane e relazionali, oltre che un atteggiamento eterocentrato come stile di vita e non solo come atteggiamento professionale. Per giungere a questo è necessario, nel processo formativo, ci dicono i vescovi, che nel processo formativo spiritualità e professionalità siano perseguiti con uguale attenzione e intensità. Non dice dimensione religiosa, dice dimensione spirituale, l'orizzonte di senso di un medico. Capiamo la sapienza di Padre Pio quando nel discorso per il secondo anniversario dell'inaugurazione di Casa Sollievo profetizza la costruzione di un centro di studi intercontinentale che dovrà coadiuvare i sanitari a perfezionare la loro cultura. Non dice la loro preparazione sanitaria, ma la loro cultura professionale straordinaria e la loro formazione cristiana. Insiste sul tema anche nel terzo discorso da lui scritto per i 10 anni dell'inaugurazione del nosocomio eletto dal Cardinale Lercaro nel 1966. Voi siete gli strumenti nelle mani di Dio per la realizzazione di questa casa in cui le anime e i corpi di tanti nostri fratelli ammalati vengono curati e guariti mediante, notate cosa dice ai medici, l'opera sacerdotale. E capiamoci cosa vuol dire essere mediatori di qualcosa e di qualcuno, sanitaria, spirituale e sociale di tutta l'organizzazione ospedaliera. Da questa convinzione la sua notevole attenzione alla formazione integrale degli operatori di Casa Sollievo. Sesto passaggio, ascoltare se stessi, la realizzazione del proprio vissuto. Ho accennato qualche cosa, ma mi pare importante ampliare un attimo questo tema. L'ascolto del dolore dell'altro presuppone anche una adeguata rielaborazione del proprio vissuto e delle proprie ferite. Scrivono i vescovi italiani in quel documento citato. Non è raro avvertire da parte di diversi operatori sanitari l'incapacità di guardare la realtà del malato al di là dell'aspetto strettamente sanitario, con la paura di essere interpellati sui problemi esistenziali. La difficoltà di accogliere e accompagnare le reazioni emotive del malato e dei familiari. È certo che dare il dato clinico in modo freddo e distaccato ti permette anche di non, come dire, farti coinvolgere su altri livelli.
soprattutto nelle fasi terminali della malattia. Si tratta di un problema non esclusivamente religioso, ma antropologico e professionale. E allora a volte siamo incapaci a dialogare con il malato perché dimentichiamo che la persona che abbiamo davanti a noi in un letto non ha bisogno soltanto di cure sanitarie. Ma altre volte facciamo fatica ad ascoltare il dolore perché il paziente interpella le nostre domande esistenziali di fondo, talvolta irrisolte, e la parola del malato riacutizza ferite ancora aperte nel nostro percorso esistenziale. Il primo prossimo ad ascoltare siamo noi stessi. Capire cosa succede dentro di noi, scoprire il tipico dialogo interiore che abbiamo, come funzioniamo, che cosa ci disturba, cosa ci mette a disagio e cosa ci procura uno stile di benessere. Mi sembra utile a questo proposito leggere il brano di una lettera di una giovane allieva infermiera malata di cancro, proprio giovane, questa era allieva infermiera, a quanti la curavano. Scrive questa allieva: ho ancora da vivere da 1 a 6 mesi, forse un anno, ma nessuno piace toccare questo argomento. E già qui è interessante. Ma fermarsi a parlare della sua malattia non solo da un punto di vista medico, fa parte o no della cura? E gli operatori sono chiamati a curare il paziente o a dare a quel paziente soltanto delle prestazioni che sono di carattere sanitario? Ma comunque, sono il simbolo della vostra, dice questa, mi trovo dunque di fronte a un muro solido e deserto, perché a nessuno piace toccare questo argomento, che è tutto quello che mi resta. Io ho 35 anni di Cottolengo, mi è capitato più volte che qualche medico fa la visita, poi mi dice adesso tocca a lei andare, come per dire io non devo parlare di altre cose. Io devo solo dirgli se la pressione più o meno va bene, se la chemio più o meno può aver fatto effetto, dopodiché non tocca più a me, tocca andare a te, all'anima della cura olistica. Sono il simbolo della vostra paura, qualunque essa sia, della vostra paura, che di ciò che pur tuttavia noi sappiamo dovremo affrontare un giorno. Voi scivolate nella mia camera per portarmi le medicine, misurare la pressione e scomparite appena svolto il vostro compito. E perché sono una lieve infermiera o semplicemente in quanto essere umano che ho la coscienza della vostra paura e che so che la vostra paura cresce la mia? Di che cosa voi avete dunque paura? Sono io che muoio. Non nascondetevi. Abbiate pazienza, tutto ciò che ho bisogno di sapere è che ci sarà qualcuno per tenermi la mano quando ne avrò bisogno. Ho paura, voi forse avete fatto l'abitudine alla morte, per me è nuovo, non mi è ancora capitato di morire. Questo io l'ho trovato anche in una che doveva essere operata d'appendicite, ma guarda, un intervento semplice, non si preoccupi tu. Sì, però questa è la mia appendicite ed è della mia prima volta che mi vado a fare ora. Siamo guaritori fariti e dobbiamo riconoscere sia le nostre inevitabili vulnerabilità sia la necessità di integrare le ferite nella propria vita fino a farle diventare risorsa. Le più grandi figure che nella storia hanno saputo ascoltare il grido del povero sono passate attraverso esperienze drammatiche di sofferenza personale, di buio, e l'hanno rielaborata però, di prove struggenti che hanno reso il loro animo purificato, sensibile, attento e capace di comunicare. Penso a San Pio da Pietralcina e alla passione durata tutta la sua vita terrena. Con ragione ha scritto il poeta indiano Gibran: le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza, i caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. Ma se noi abbiamo paura, non dico di soffrire, ma comunque di farci purificare dall'esperienza che la sofferenza comunque passeremo, anche quella dell'altro, ci priviamo di un elemento di maturazione indispensabile per la professione sanitaria. E vengo all'ultima considerazione circa l'ascolto empatico. Ha scritto la Mortari, in un bellissimo libro che vi consiglio di leggere, che si intitola Filosofia della cura, l'attenzione sensibile all'altro, proprio dell'aver cura, è un modo di esserci che si attiva non per mera obbedienza a una regola di comportamento,
ma come conseguenza della considerazione che si ha per l'altro. Quando si è capaci di considerazione e riguardo, è impossibile rimanere sordi all'appello che viene dallo sguardo dell'altro. Quindi l'attenzione, in quanto atto intenzionale, non sottinteso, è decisa dal grado di valore che si assegna all'altro. Quando è entrato il presidente della regione Emiliano qui dentro, tutti l'hanno salutato con attenzione. Quando è entrato qualcun altro che non meritava attenzione o perché non conosciuto, naturalmente il grado di attenzione era molto diverso. Ora, questo è normale, perché lui va in televisione tutti i giorni e altri qui dentro nessuno lo conosce. Ma questo deve farci riflettere, perché è una dinamica con cui noi consideriamo l'altro. Mo, un medico, un infermiere, un operatore sociosanitario, chiaro che se arrivasse, non glielo auguro, il presidente Emiliano nella corsia forse lo tratta con la dovuta attenzione, ma quale grado di valore assegna ad ogni paziente? Dalla modalità della relazione e dell'ascolto di quel paziente dice il grado di valore che gli viene assegnato, al di là delle parole possibili che può dire. Si sente con l'udito, ma si ascolta e si comunica con tutta la persona nella consapevolezza che anche attraverso il linguaggio non verbale l'altro percepisce la nostra vicinanza o lontananza, insofferenza, disagio, nostro senso di noi alla nostra indifferenza. È chiaro che se io apro la posta mentre ascolto l'altro, voi capite? Accogliere l'altro in modo incondizionato, libero da pregiudizi a prioristici, è un'arte difficile. Eppure il vero ascolto nasce da un cuore libero, soprattutto dai pregiudizi che inquinano tutta la persona e ne pregiudicano sia la comprensione che la successiva comunicazione. Se la medicina narrativa ha un senso ed è stato scoperto, dimostrato scientificamente la capacità della medicina narrativa di essere importante nel percorso di cura, questo vuol dire che l'ascolto deve essere senza pregiudizi. E qui potremmo parlare a lungo. Alla presunta disponibilità dell'ascolto da parte dell'operatore deve accompagnarsi la reale e fattiva possibilità di lasciar parlare l'interlocutore. Ascoltare, io sono contento perché sto avviando da un po' di tempo, voi vedo tutti presi così che ascoltate, mi fate venire voglia di leggere, ho quasi finito, quello che ho scritto, ma se... Non ho visto neanche tanti cellulari guardati, quindi sono contento di questo. Ma se qui ci fosse gente che uno sbadiglia, l'altro guarda il cellulare, l'altro fa altro e via dicendo, è chiaro che concludo e faccio altro. Ma così facciamo anche con i pazienti. Anche quello è vero. Ecco. Allora, la presunta disponibilità all'ascolto da parte dell'operatore deve accompagnarsi la reale e fattiva possibilità di lasciar parlare l'interlocutore. Ascoltare significa lasciar parlare, e per lasciar parlare occorre tacere. Ancora una volta riaffermo la necessità di educarci al silenzio esteriore e a quello interiore. Quando il discorso del malato ridesta vissuti particolari, ricordi, gioie, rimorsi, progetti, pregiudizi, esperienze analoghe, siano esse positive che negative. È stato dimostrato, per esempio, che la fatica a volte con qualche paziente da parte dell'operatore nella relazione è dato proprio da questo, dal fatto che la sua esperienza ridesta nell'operatore stesso situazioni, storie, avvenimenti particolarmente dolorose. E non dimentichiamo infine lo sguardo degli occhi. L'anno scorso ho fatto la lettera pastorale proprio su questo tema dello sguardo. Quello che anticipa la stessa voce. La differenza tra lo sguardo del burocrate e quello dell'operatore sanitario dovrebbe equivalersi alla differenza che passa tra un rapporto verso un oggetto e quello verso un soggetto pari in dignità. Tenere nello sguardo l'altro è la prima forma di cura. Se tu vuoi mortificare una persona, basta che quando la incroci abbassi la testa o guardi da un'altra parte. Quando in presenza di altri non si percepisce di essere oggetto di attenzione, sembra di non esistere. Per questo la mancanza di attenzione costituisce un'esperienza minacciosa per l'identità personale. Ha ragione il professor Giuseppe Colombero, psicologo torinese, scrive: con lo sguardo si può distruggere una persona o ricostruirla. Farla ammalare creandole conflitti o guarirla restituendole unità e serenità. Spegnerla o infonderle fiducia.
farla piangere o confortarla, esprimere odio o amore, dire che per noi è tutto e dirle che per noi è nulla, con lo sguardo. E se andate a leggere questo libro qui importante che si chiama La Bibbia e sottolineate tutti i testi in cui si parla dello sguardo, vedete che è una forma di ascolto, prima e oltre che di comunicazione. Concludo con l'ultima considerazione. L'ascolto è uno stile. L'ascolto è parte di uno stile di vita. Cari operatori, care superiore, care qui importanti, non è che io quando vado al letto del paziente improvvisamente mi metto ad ascoltare se non ho uno stile di vita che è marchiato da questa dimensione dell'ascolto. Non è solo una tecnica, non è solo un esercizio da mettere in atto in qualche circostanza. Ecco perché non funziona. O siamo persone di relazione e dunque di ascolto, e allora al letto del paziente lo saremo anche, oppure impariamo quest'arte così preziosa per un operatore sanitario convinti che se ascoltare non è sempre determinante nel processo di guarigione fisica, lo è sempre però nel processo di cura della persona, sempre. In Cristo Dio ha saputo comunicare con gli uomini, impariamo allora dalla sua umiltà a comunicare tra gli uomini. E concludendo l'enciclica Lumen Fidei, Papa Francesco ha scritto quello che a me pare una sapienza straordinaria: all'uomo che soffre Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna. Il ci sono di Dio. Cosa puoi dire a uno che sta morendo? Ti guarisci? Ti guarisco? No, l'unica cosa che puoi dire è nel nome di colui che ha detto ci sono qui per te. Questa è l'unica parola che gli puoi dire. Di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un varco di luce. Quell'esperienza dell'amore che diventa segno di quell'amore definitivo della salvezza. In Cristo Dio stesso ha voluto condividere con noi questa strada, dice il Papa, e offrirci lo sguardo per vedere in essa la luce. E allora concludo dicendo che se lo sguardo è la prima forma di cura, ascoltare è la prima forma dell'accompagnamento dei pazienti, capace di aprire varchi di luce e sostenere il cammino della speranza. Grazie del vostro ascolto. Padre Carmine, grazie, interessantissima, non ci crederanno, ma è stato capace di fare una sintesi di 5 minuti di tutto questo poco prima dell'inizio della serata. E adesso diamo la parola a Padre Franco, che sicuramente potrà ben allacciarsi, agganciarsi a quello che ha detto poco fa Padre Carmine. Quanto tempo mi dai? La scaletta abbiamo questo già sforato. L'attenzione, l'ascolto e lo sguardo. L'ascolto e la pazienza. La pazienza di tutti. Grazie che è la prima forma di relazione. Sapere che dobbiamo dirci grazie l'un l'altro. E quando il Papa dice che le tre parole guida della vita relazionale, cominciando dalla famiglia, ma poi credo valga per tutte, sono grazie, prego, posso e scusa, ecco, non c'è... Insomma, penso sia fondamentale. Che cosa deve dire un vescovo a degli operatori sanitari? Deve dire la parola che dice a tutti. La parola che dice a tutti è Gesù. Non dice altre parole. E Gesù non è un'idea, non è una teoria, Gesù è una persona. E Gesù è l'altro, è la persona che ho di fronte. Non ho contato quanto siamo qui, credenti o non credenti, credenti o gente che crede di non credere, non lo so, ma io, vescovo, io, credente,
devo dire che qui di fronte c'ho 100 Gesù, 120, 1800, non so quanti sono i pazienti a Casa Sollievo, e poi tutti gli altri operatori. Questa è la relazione, per me. E riconoscere negli occhi, con lo sguardo, con l'ascolto, con le orecchie, in chi ho di fronte Gesù, se credo. Se non credo, ho di fronte uno come me, quel tu che mi permette di sentirmi io. Mi pare che è quello che abbiamo più o meno in forme diverse, incominciando, forse è andato via, non lo vedo più, Michele Licetto, ecco, che diceva all'inizio. Io devo dire quello. Poi mi sono ricordato, che l'ho anche preparato, però non, ho detto, che cosa dico oggi? Allora mi sono ricordato che fondamentalmente Gesù, parlando di se stesso, dice di essere un medico. Non sono venuto per i sani, sono venuto per gli ammalati. Quindi Gesù in qualche modo fa di se stesso anche la figura o l'attenzione del medico. E nel Vangelo di oggi, per chi ha celebrato messa o è andato a messa, è un Vangelo che secondo me riguarda anche la professione medica o le varie professioni che curano la salute e la sanità. Ve ne leggo una parte, certo forse vi faccio ridere. È il Vangelo di Giovanni, il Vangelo più complesso nella spiegazione, più povero di parole, ma il più complesso nelle idee. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Io qui vedo la figura professionale del farmacista, o comunque tutta l'arte farmaceutica. Che cosa, perché Gesù ha cambiato l'acqua in vino? Per farci star meglio, per far continuare una festa, mica per altro. Gliel'aveva chiesto sua madre. Allora dobbiamo pensare che la Madonna gli piaceva bere, insomma. Sant'Agostino dice di sua mamma Monica che aveva un po'... Lo dice Sant'Agostino, Quindi gli piaceva alzare il gomito, diciamo così. Ciò non toglie che sia diventata santa e abbia fatto un figlio santo. Che non è... Di cui... Allora, c'è insomma l'agio a Cafarno. Mentre era lì, cosa succede? Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarno. Quindi ci siamo. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire il suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Ossia, in tre versetti qui c'è l'accettazione di un dialogo, c'è l'accettazione di mettersi in relazione, c'è il bisogno di capire e di farsi raccontare. Qui c'è, secondo me, tutto quello che oggi possiamo chiamare psicoterapia, cammino di empatia relazionale, o no? Ripeto, in tre versetti. E poi finalmente c'è l'altra parte, Gesù interviene, Gesù rispose: va, tuo figlio vive. Quest'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi per dirgli: tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora. Interessante questo. Allora insomma non si andava alla velocità di oggi, perché gli strumenti erano diversi, e avesse incominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. E il padre riconobbe che era l'ora in cui Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. Sì, è il momento forse della cura medica, della terapia,
Ossia, in questo brano, che era quello della messa di oggi, mi sembra che Gesù si rapporti, ecco, con questo padre, con questa persona, esattamente con tutte le caratteristiche che noi mettiamo in campo attraverso le nostre istituzioni sanitarie, perché noi agiamo non in livello unico. E per chiudere, perché non mi piace mai essere lungo, i punti della relazione di padre Carmine che mi sono piaciuti di più, lo posso dire, sono il primo e il sesto, quello in cui ci ha ricordato che dobbiamo guardare dentro noi stessi. Siamo medici, siamo operatori sanitari, siamo infermieri, siamo dirigenti di un ospedale che serve per la salute. Non dimentichiamoci che prima di tutto questo siamo dei pazienti. Io credo che nessun medico si sia laureato in medicina senza essere stato paziente di qualcheduno prima, e lo saremo anche dopo. Ma questo, come me lo dico a me di prete, prima, ecco, di essere maestro delle cose che dice Gesù, devo ricordarmi che continuo ad essere discepolo di quel maestro. Ecco, credo che la stessa attenzione, la stessa relazione possiamo mettere in questo modo. Ecco, prima ricordiamoci che continuiamo ad essere dei pazienti, abbiamo bisogno di curare noi stessi, di sentire le nostre ferite, di gustare, ecco, queste cicatrici di cui ci hanno parlato in diversi, utilizzandole come immagini che non credo siano solo delle metafore. Ecco, sono vere, perché una volta che abbiamo la ferita e la cicatrice resta, ci ricorda una storia, ecco la medicina narrativa, una storia di vittorie, di sconfitte e anche di un futuro a cui dovremo affrontare. Ci terrà la mano qualcheduno al momento della morte, come diceva questa ragazza che stava studiando per diventare non medico, infermiera, e sapeva che aveva un mese o sei di vita, massimo un anno. Che cosa mi interessa? Arrivare alla laurea in infermieristica o, capendo la mia storia, avere qualcuno che mi tiene la mano? E quel qualcuno che mi tiene la mano è salute, è cura, è relazione, è vita. Muori da vivo e vivi la morte. Vabbè, io mi fermerei qui, sperando anche quello che ha detto il dottor Gruppi, ecco, che sappiamo passare, soprattutto nelle nostre istituzioni, se hanno un contesto organizzativo positivo, vero e ben relazionato, da valori in fatti reali di questi valori. E i fatti reali sono accompagnare, relazionarsi, tenere la mano, far gustare la vita anche quando è pesante e malattia a dire pure. Grazie. Della... Bello, grazie. Avremmo tutti meno paura di ammalarci, insomma, se così fosse. Grazie. La paura resta. Certo. Allora, accompagnati per bene, questa è soltanto stata la giornata di inaugurazione del corso. Voglio ricordare che sono 13 incontri, inizierà il 3 maggio per concludersi il 14 giugno. Si svolgerà il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 19:30. Paolo, non so se vuoi chiudere facendo qualche invito particolare. Promuoveremo, ecco, da lunedì prossimo il programma, quindi tutto
tutto ciò che comporterà anche l'organizzazione. Come ha detto Anna Maria, iniziamo il 3 maggio, gli incontri si terranno di mercoledì e di venerdì pomeriggio. Abbiamo voluto, dopo l'inaugurazione, dare questo mese di tempo, anche perché ci aspetta una Pasqua, un 25 aprile, un ponte lungo, quindi abbiamo voluto limitare i periodi festivi. Sarà concentrato in questo mese e mezzo di maggio e metà giugno, e io mi auguro che possa essere il più possibile partecipato. Con questo vi ringrazio. Grazie al dottor Crupi, al dottor Grasso, al professor Michele Liceto, a Paolo Balsamo, al presidente Michele Emiliano, grazie padre Carmine, grazie padre Franco. Grazie a voi.